Sabato di gioie e dolori amari per lo sport italiano. In un primo sabato di settembre, la prima pagina se la prende meritatamente l'Italbasket. I ragazzi di Ettore Messina nel campionato europeo in corso battono l'Ucraina con il punteggio di 78 a 66 e consolidano la leadership del loro raggruppamento. Partita in cui gli avversari hanno tenuto testa solo nel primo quarto. Dal secondo in poi, Belinelli e compagnia sentenziano lo show azzurro che procede a marcia spedita. Domenica alle 17:30, sfida importante contro la Lituania in un cammino che sembrava alla vigilia addensarsi delle nubi. Nubi che per la nazionale calcistica si sono materializzate in una resa al Bernabéu di Madrid, dove gli iberici schiantano l'Italia con un 3-0 a cui nulla si può recriminare. Una condotta di gara imbarazzante e senza mordente, altro che umani, come ha detto il CT Ventura. Il fatto è che per approdare al mondiale russo serviranno i playoff di novembre e si spera non avvenga una nuova Waterloo con conseguenze imprevedibili. Mimmo Siena, Speciale News, Web 24.